ritiro del 18 presenza in maglia rossoblu per Marco Di Vaio. Malesani vuole l'ultimo scatto salvezza. Nel 4-3-1-2, viste le assenze di Garic e Moras, adatta a Casarini, terzino destro. A centrocampo confermato Mutarelli dopo l'ottima prova con la Juventus. Nel Cagliari d'assalto, 4-3-1-2. 100 presenze con i sardi anche per Robert Acquafresca, che guida l'attacco con Nenè. Cossu la fantasia. Arbitra Emiliano Stinelli di Como, all'esordio in Serie A. Grande eleganza di Cossu, pallone dentro per Agostini, grande assist, il cross sul secondo palo, c'è Acquafresca, fuori per Nainggolan, colpisce la traversa, che tiro! Rubin fuori per Di Vaio, la finita di Di Vaio, cade a terra, calcio di rigore, è vicinissimo Stinelli, vede l'aggancio sul capitano del Bologna, rigore al 28esimo. Rivediamo Di Vaio, lo aggancia a Biondini, rigore netto. Parte Di Vaio, va con il destro, potente, 1-0 Bologna, gioisce Gianni Morandi, Agazzi l'aveva intuito ma non può far nulla, sono 17 gol in campionato per Marco Di Vaio il giorno delle sue 100 presenze con la maglia del Bologna. Al 29esimo quindi rigore perfetto di Di Vaio e Bologna in vantaggio. Si ripartirà dall'1-0 della prima frazione, gol al 28esimo di Di Vaio. Parte ragazzo, mezzo due avversari, va via lo slalom, ragazzo il destro, Viviano allontana, va via però bene Nainggolan, ancora accelera, c'è soltanto Acquafresca, il pallone in campo, occhio dietro a Cossu, Cossu 1-1, il Cagliari pareggia quando siamo al 13esimo del secondo tempo. Nainggolan, pallone in campo, ha visto bene l'assistente perché non aveva varcato tutta la linea di fondo, poi Cossu batte a rete. Si può rivedere anche da qua, da qua sembra fuori, pallone nel mucchio, sul secondo palo c'è Perico, colpo di testa, ancora Perico, pallone lì, poi rimesso al centro il tiro e c'è il gol di Ragazzu, il Cagliari in vantaggio per 2-1 quando siamo all'83esimo del secondo tempo. Bravi loro, ma il Bologna ci ha messo del suo. C'è Conti in copertura, retropassaggio, attenzione perché c'è Paponi, Paponi scarta Agazzi, si mangia il gol Paponi, incredibile, al 40esimo del secondo tempo. Arriva al controcross, Agazzi chiama palla, allontana, c'è sempre Vigliano, poi Ramirez, il tiro e c'è il gol, da lì è andato a segnare sotto la traversa Ramirez, proprio al 93esimo, 2-2. Importante anche Viviano, che ha infastidito ovviamente nei blocchi difensivi. Finisce qui Ostinelli, dice che può bastare 2-2 quindi con gol in extremis del Bologna.